incoronazione di Poppea, Poppea e Nerone, mondo romano, solennità. Autore Claudio Monteverdi, prete o comunque ha preso i voti a un certo punto, a Venezia 1642. Cosa vi aspettate? Una cosa solenne, una cosa importante. Seneca, filosofo pensatore che Nerone fa fuori. Bene il male, caravaggesco, luci e ombre. Guai ai due che peccano e viva la ragione di Stato, ma fino a un certo punto, almeno però quella, conflitti grandi. No, siete completamente fuori strada. Se voi volete vedere l'incoronazione di Poppea, dovete essere disposti a tutto. Disposti soprattutto a quello che in genere il teatro italiano non è, cioè di entrare dentro i personaggi e guardare le cose come stanno. Passioni, contraddizioni, errori, schifezze, che però magari vengono sentite come cose buone in quel momento. Ma come faceva Monteverdi ad accettare tutto questo, a entrare lui lombardo, moralista nella sua vita, ineccepibile, a mescolarsi con, fra l'altro, un gruppo in cui faceva parte anche Busenello, il suo librettista, che si divertiva a fare l'elogio del trasgressivo, dove l'omosessualità veniva accettata e se ne parlava lietamente, dove sulle passioni umane e sugli errori si sorrideva, si scherzava. Come faceva lui, che aveva sofferto tante ingiustizie, tanta solitudine, a, non dico godere, ma a accettare con sornione divertimento la malizia umana di Poppea, che fa su Nerone come vuole. Tornerai. E lui, sì, sì, tornerò. Sta andando a liberarsi dell'imperatrice. Ma come fa soprattutto lui, non dico a prendere tanto in giro il buon Nerone, che proprio fa tutte le sue mosse in qualche modo spinto da Poppea, come forse anche le altre aveva fatto, perché spinto da migliori consiglieri, ma i personaggi buoni a prenderli così in giro. Ma pensate, Seneca, Seneca il filosofo, Seneca il moralista, Seneca il martire, perché deve suicidarsi per obbedire all'imperatore, perché ha contrastato i cattivi disegni di costui. La prima volta che se ne parla sono dei soldati che fanno dei pettegolezzi su di lui, lo prendono in giro. Poi c'è il grande momento dell'addio, dove ognuno va a fare un'altra cosa, non ha tempo, come se importasse poco. E lui che parla del bene, del male, della virtù, sempre picchiando sulle stesse note. Ma Ottavia stessa, la ripudiata, che già vedrete che scherzo combina per far valere le sue ragioni, con che crudeltà. E poi in fondo si lamenta così spesso. Tutti questi personaggi sono visti, come si può dire, in contropiede. Sono visti nella loro anche piccolezza. E soprattutto in quello che fa un po' ridere, fa anche un po' arrabbiare. Ma perché? Ma come ha fatto? Ed era giusto. Perdono grandezza, perdono dimensione questi personaggi. Ai, 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 ai. In questo spettacolo, con la regia di Ponnel, un po' sì. Guadagna in scioltezza, in leggerezza e nel non lasciarci prendere dalla dimensione della solennità ufficiale dell'opera, che è sempre un grosso pericolo. Però non scavano molto e accettano anche queste convenzioni, ad esempio
la Arnalta, che è un po' la nutrice privata di Poppea, è fatta da un uomo, e da un uomo che ci gioca sopra e dentro. Ad esempio, c'è come un clima di scherzo, di balletto, che sostiene tutto. Non che sappiamo che cosa in realtà dovrebbe sostenere, perché è come fosse uno Shakespeare che per di più è pervaso dalle malie della musica. Per esempio, quando Poppea, nel pieno dei suoi disegni e macchinamenti, finalmente va a dormire e dorme all'aperto in un rosetto, e Arnalta le canta la Ninna Nanna, è un incantesimo, un'innocenza, una meraviglia, come se la musica si pigliasse i suoi diritti di andare sempre oltre la situazione, farne vedere sempre quanto c'è di bello, di meraviglioso. La storia di Nerone e Poppea non è il caso di raccontarla prima, la vedrete poco a poco, vedrete anche gli dèi che si mescolano, vedrete certe confessioni improvvise fatte dai personaggi, come quello di Ottone che è lasciato da Poppea, sceglie Drusilla e chiude il primo atto dicendo: eppure il mio dispetto iniquo amore, Drusilla in bocca e tua Poppea nel cuore. Vedrete poi il trionfo finale dell'amore fra i due. Cosa c'è da trionfare? La passione, il mistero del bene e del male che stanno confusi, l'incertezza di chi sia felice e chi infelice. Un occhio come realista sta di fronte a tutto questo. Forse la cultura alchemica di Monteverdi giovò molto a fargli accettare la parte segreta, nascosta dell'uomo, farla venire a galla per poi prendere le misure, ma non nascondere nulla. Forse la stessa voglia musicale di far vivere nella pienezza i personaggi, come avveniva in quell'ora irrepetibile del melodramma veneziano, in cui l'opera nasceva e nasceva nel teatro pubblico con tutte le sorprese del guardar dentro ai personaggi con la musica. Questo guardar dentro non vale solo per i personaggi in scena, ma anche per voi, per noi che assistiamo a questo dramma. Ogni tanto è come se improvvisamente ci venisse frugato dentro con qualche verità. E noi siamo lì a dire: questo è del 600, questo linguaggio non è il nostro, Nerone e Poppea sono ancora più lontani, eppure c'è qualcosa che ci prende, come se quest'opera fosse stata scritta oggi, o se volete domani.